Apollon, guarda che sto registrando, perché devi passare in mezzo? Ciao a tutti, il video di oggi sarà in collaborazione con i miei carissimi amici Mauro e Antonio del canale 55, Winston 55. Ciao carissimi amici, vi abbraccio fortissimo, sono tanto felice di registrare ogni mese questo video in collaborazione con voi. Abbiamo deciso, dato che questo video cadrà proprio per il 1º gennaio 2017, quindi per anno nuovo, abbiamo deciso di parlarvi dei preferiti dell'anno e quindi non del mese di dicembre, del mese appunto appena trascorso. Quindi è stato difficile fare una cernita delle 10 domande, appunto delle domande, e sceglierne solo 10 per l'anno passato, perché ve ne avrei voluto citare molto di più. Quindi partiamo subito con la prima domanda. Il prodotto panacea dell'anno è senz'altro, senza ombra di dubbio, ormai da 5-6 anni a questa parte, il mio amatissimo miele, sia all'arancio che eucalipto, che miele al cardo, macchia mediterranea, asfodelo, tutti i tipi di miele che compro sempre nel mercatino della domenica, che fanno qui vicino a casa mia, ed è un miele sardo e biologico, e insomma favoloso questo miele. Ormai io dolcifico il cappuccino, il latte, dolcifico qualsiasi cosa, le tisane, soltanto col miele, e mi sento benissimo. Il mio sistema immunitario si è rafforzato tantissimo nel corso di questa carrellata di miele, di questa carrellata di 5-6 anni di miele. Poi, domanda numero 2, la scoperta fissazione dell'anno. Ah, come scoperta sono stati senz'altro i Maritozzi. Quando sono stata a Roma, e poi è stato a febbraio, prima del mio compleanno, infatti, se ben ricordate, poi avevo pubblicato la ricetta, i Maritozzi per i miei 30 anni, e quindi mi sono talmente tanto affezionata a questo buonissimo dolce, questo bel bombolone con la panna in mezzo, e mi sta scendendo la culina, mi sta venendo la culina in bocca già solo a pensarci. E quindi secondo me è questa la scoperta sensazionale che ho fatto durante il mese, cioè durante il mese, durante l'anno 2016. Mentre come fissazione, sì, posso citare le piadine, perché sono state sia una scoperta che una fissazione, dai. Perché comunque ormai da quando le ho scoperte le sto preparando fisso a casa. Poi sono veramente buone. Poi domanda numero 3, le ricette dell'anno. Allora, ci ho pensato bene, e il 2016 è stato all'insegna delle ricette veloci, facili, quindi semplici da preparare. Ne ho proposto davvero tantissime sul mio canale, quindi ho voluto citare proprio queste. Ho visto che anche a voi sono piaciute, quindi le ricette con le verdurine, ad esempio i diversi modi di cuocere, di cucinare una melanzana, di cucinare una zucchina, ecco, in quel senso. Poi, domanda numero 4, il prodotto, no, i prodotti rivalutati dell'anno, e continuano ad esserlo, sono i prodotti della Mulino Bianco. È stata una cosa sensazionale quella che ha fatto la Mulino Bianco, ossia di proporre di nuovo tutti i suoi prodotti senza olio di palma. Secondo me è stata una carta vincente quella. E poi i dolci che sta facendo ultimamente sono veramente ottimi. Poi i cibi stranieri dell'anno. Allora, se ben ricordate, io a fine aprile del 2016 sono stata in Finlandia, e quindi come cibi stranieri voglio inserire appunto i pasti che ho consumato durante il mio soggiorno in Finlandia se vi ricordate, per i campionati europei di Taekwondo. Appunto, ho mangiato la carne di renna. Non mi aspettavo fosse così buona. Poi ho mangiato dei muffin buonissimi, enormi, pieni di caramello dentro, non li avevo mai mangiati così buoni, buoni, buoni. E poi sono state quelle colazioni un po' strane, un po' particolari, che ho visto fare dagli altri, perché io non avrei mai il coraggio di mangiare cose del genere a colazione. Ed è stato bellissimo, perché,
Ho visto appunto come gli stranieri sono abituati a mangiare le salsicce, le polpette, sembravano seppioline, calamaretti, insomma, a base di pesce, sì. Tutti questi cibi, i salumi vari, quindi i prosciutti, i salami, ecco, pomodoro, verdura. Io pensate che mi preparavo i panini per pranzo con la colazione. Poi domanda numero 6, i mesi più produttivi dell'anno. Sono stati senza ombra di dubbio ottobre e dicembre. Ottobre perché ho messo il turbo, ho messo la quinta e vi ho proposto tantissime ricette con la zucca perché cioè, sono arrivata a pubblicare 3 video alla settimana perché volevo proporvi, avevo tante idee in testa, ne ho ancora, avevo tante idee in testa e ve le volevo proporre tutte, quindi per riuscire a farcele entrare tutte prima di Halloween, quindi appunto le ricettine con la zucca, ne ho davvero pubblicato tantissime. E dicembre stessa cosa, talmente tante idee mi uscivano dal cervello, dalle orecchie. Ero proprio satura di idee per dicembre, per Natale, quindi idee sfiziose e dolci, salate, golose, di tutto e di più, ragazzi. E quindi l'ultima settimana prima di Natale vi ho proposto anche 4-5 video a settimana. È tantissimo per me, insomma, mi sono leggermente esaurita con i video. Però sono stati dei mesi bellissimi e molto molto produttivi, ve ne sarete accorti anche voi. Poi, domanda numero 7, il cibo più light dell'anno. È stato il pane azzimo, come diciamo come crackersino, chiamiamolo così, come sfogliatine di pane. È stato quello perché davvero non ha niente all'interno. È stato il pane azzimo sia di Kamut che quello normale. Però vi devo dire che a casa è piaciuto di più, anche a me ovviamente, quello classico, non quello di Kamut. Quello di Kamut aveva un po' sapore di bruciacchiato, un po' sapore più di cartone, mentre quello classico buono, uno tira l'altro. E poi posso citare anche le paste i diversi tipi di pasta della Felicia Bio, che anche quelli posso inserirli anche come scoperta dell'anno perché sono stati davvero degli ottimi tipi di pasta. C'è stata quella alle lenticchie rosse, se ben ricordate, quelle pisellini e spinaci o pisellini e zucchine, ora non ricordo bene. Poi quella multicereali, insomma, di diversi tipi, quella riso, quinoa, buonissime. Se non le conoscete, e se non le avete ancora viste nei miei video, che io le ho pubblicate ormai, le ho citate, fatte mostrate, fatte vedere in tantissimi miei video di What I Eat in a Day, di prodotti terminati del mese. Comunque, se ancora non le doveste conoscere, vi consiglio assolutamente di acquistarle. Le trovate al Carrefour e ultimamente le ho viste anche a Auchan, ma non ci sono di tutti i tipi. Quindi vi consiglio di andare al Carrefour, che lì le trovate di ogni tipo. Buone quelle lenticchie rosse, buonissime. Poi, ecco, questa è una domanda che mi piace tantissimo. Ci ho pensato bene. È per la domanda numero 8, il social food del mese. Quindi, o il canale di cucina che ci è piaciuto di più durante l'anno, oppure, non so, qualche altro social food tipo su Instagram, qualche profilo Facebook in quel senso, qualche gruppo. Ci ho pensato bene e sapete ragazzi che vi voglio bene tutti, 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 tutti i canali che io seguo, a cui sono affezionata tantissimo, però il canale a cui io mi sono iscritta da prima, da molto tempo prima, è una persona che seguo davvero da tantissimissimo tempo, dall'inizio, dagli esordi, diciamo. Ed è Pat Carchia. Quindi, questo canale con 3 persone, no, 3 o 4 persone, perché c'è Carla, Patrizio, Chiara e la nonna. Quindi una famiglia davvero graziosa, davvero delicata, con la vera passione per la cucina. L'ho voluta citare perché mi sono affezionata tantissimo a Chiara, che l'ho conosciuta quando era ancora bambina, quindi quando aveva ancora 7 o 8 anni, si metteva davanti alla telecamera e faceva delle ricette favolose, strepitose, quindi l'ho conosciuta ancora quando era piccina. Adesso mi pare che abbia 14 o 15 anni, se non erro, e sta frequentando la scuola alberghiera, quindi si è anche mostrata nel video, prima non si mostrava.
L'ho voluto citare come social food dell'anno proprio per questo, per il grande impegno, per la grande passione che mostra questa ragazzina, questa ragazza che sta diventando donna piano piano. È bellissimo secondo me. Quindi Chiara, se mi stai ascoltando, ti mando davvero un grandissimo abbraccio e ti auguro tantissimissima fortuna per i tuoi studi, per la tua carriera. Diventerai una grandissima chef, ne sono sicura al 100%. Quindi è per quello che ho voluto parlarvi di questo canale. Se ancora non conoscete Pat Carchia, vi lascio il link da qualche parte qui nel video e anche giù nell'info box, come sempre. Un bacione a tutti voi. Poi, domanda numero 9, l'elettrodomestico più utilizzato dell'anno. È senz'altro il mio amatissimo Bimby, quindi l'ho utilizzato sia per fare delle preparazioni in casa, ovviamente senza che ci fosse la telecamera accesa, e sia appunto per i video da proporre a voi. Si fa davvero in frettissima con questo robot da cucina. Poi, domanda numero 10, io ne avrei voluto inserire anche di più. Comunque, si finisce ovviamente con i buoni propositi per l'anno successivo, quindi per il nuovo anno, per il 2017. Allora, io spero di riuscire ad essere costante, con i video come lo sono stata per il 2016, perché nonostante tutti gli impegni, tutte le cose, le incombenze che appunto mi cadono sulla testa, sempre durante tutti i mesi e tutti i giorni dell'anno, spero di riuscire a proporvi tantissime ricettine buonissime e spero appunto di riuscire ad accontentare tutte le vostre richieste, ragazzi. Quindi il video è terminato, spero tanto che vi sia piaciuto, vi auguro un buonissimo anno nuovo, ragazzi, a tutti voi vi voglio tantissimo bene e vi rimando al prossimo video. Ciao!